professor Fiume, si conclude la prima edizione del certamen dei computis, fortemente voluto da lei, una iniziativa nuova per l'Università Partenope, che non solo, il primo concorso di economia aziendale. Che cosa porta questo concorso? Quali sono le impressioni finali? Che cosa, qual è il bagaglio che consegna la Partenope? Noi siamo molto contenti, siamo partiti senza grandi aspettative, se non quella di suscitare partecipazione. La partecipazione è stata molta, il risultato al di là delle nostre aspettative. L'Università Partenope ha una storia di rapporto con il territorio, negli studi di matrice economica ed economico-aziendale, e non vediamo l'ora di valorizzarlo ancora di più con la prossima edizione che stiamo già progettando. Una bella risposta, quindi sicuramente diamo l'appuntamento all'anno prossimo. L'appuntamento è all'anno prossimo per una gara ancora più difficile, perché abbiamo in animo di allargarla a coinvolgimento dell'intera regione Campania. Rosa Violetti, vincitrice, quali sono le sensazioni di questo momento? Soddisfatta e molto molto emozionata. È stata un'esperienza unica, infatti volevo ringraziare tutta l'organizzazione che ha permesso questo evento e soprattutto che ha permesso di valorizzare me ed altri studenti che si apprestano per intraprendere una carriera universitaria. Volevo soprattutto ringraziare chi mi ha sostenuto durante questo percorso, i miei genitori, il mio ragazzo e le mie prof che sono qui presenti, e tutto il mio istituto, logicamente, che ha contribuito a questa iniziativa. È il primo concorso del genere al quale partecipi? Sì, primo. Ti ha lasciato una bella sensazione per il futuro, una futura iscritta della Partenope? Sì, senz'altro. Allora ti aspettiamo l'anno prossimo. Sì.